Cambio della guardia al vertice della Capitaneria di Porto di Salerno. Alla stazione marittima Gaetano Angora ha passato il testimone a Giuseppe Menna, proveniente da Castellammare di Stabia, in una cerimonia alla quale hanno presenziato autorità civili, militari e religiose. Presente anche il contrammiraglio Arturo Faraone, direttore marittimo della Campania. Applauso per l'attività che facciamo, che è stata sempre fatta con passione, a tutela dell'ambiente marino, a tutela dello sviluppo economico del porto. E quindi sono veramente soddisfatto della piega estremamente positiva che ha preso la Capitaneria di Salerno. Emozionato Angora, la cui azione si è contraddistinta nell'efficiente macchina organizzativa in occasione del soccorso e lo sbarco dei migranti e soprattutto per la tutela dell'ambiente. E il nuovo comandante Menna ha assicurato che l'impegno continuerà in tale direzione. Noi non dobbiamo solo reprimere i comportamenti illeciti, dobbiamo fare in maniera tale che la prevenzione faccia elevare la voglia del turista a seguire i nostri luoghi, a venire nei nostri luoghi. Qui c'è la costiera amalfitana e la costiera cilentana, credo che siano due perle in generale dei nostri 8.000 km di costa. Sicuramente un'azione sinergica è quell'azione che assicurerà al territorio di riferimento quello che il territorio di riferimento chiede, l'impegno da parte delle istituzioni affinché questo territorio possa ancora di più decollare. Mi considero già parte integrante di questo territorio e farò di tutto per dare a questo territorio di riferimento quell'economia, quello sviluppo, quella competitività che oggi viene chiesto a noi.